Salve. Ah, questo, come scritto qui, è electric. Cosa facciamo oggi se non altri disegni proposti da voi? Bambini! Altri bambini proposti da bambini. Lo so che non siete bambini, questo è un meme, è uno scherzo, ok? It's a joke. Perché qualcuno nei commenti del video scorso non siamo tutti bambini, gnignigni. Lo so, è uno scherzo, è per finta, è per esagerare, per farvi cringiare. È per cringiare io stesso quando mi edito. Chiaro? Chiaro, bambini! Ma adesso, piuttosto che perdere tempo, iniziamo a disegnare cose belle e magiche, ok? Ok, Jack? Vado nella sezione community del canale dove ho chiesto i vostri suggerimenti. Cosa disegneremo oggi? Cosa mi farete disegnare? 300 e passa commenti, oh. Ho chiesto suggerimenti con ceppi, perché questa è la Ceppo Edition. Innanzitutto, noi dobbiamo imparare che ci sono diversi tipi di ceppi. Abbiamo come numero uno il ceppo largo, bambini. Come potete vedere la sua forma è larga, più o meno 6 banane. Ci vogliono almeno 6 banane per fare un ceppo largo. Per il ceppo stretto, che è il numero 2, ce ne basta una di banana, ok? Il terzo tipo è il ceppeo, che è un ceppo con la testa di peo. Il ceppeo in genere è il più raro, ma è anche il più bello di tutti. Infatti non si misura in banane, ma in cuori. La sua larghezza è di 3 cuori, almeno. Ci sono dei ceppeo più larghi di 3 cuori, ovviamente. Detto questo, fatta questa piccola introduzione ai ceppi, spero sia chiara per voi, andiamo a vedere i vostri commenti. Il più piaciuto in assoluto è di Stefano Suttora. Una persona fatta di legno seduta sopra un ceppo fatto di pelle. Ah, attenzione, qui vogliamo invertire la texture. Invertire lo strato superficiale, la cute in questo caso. Proprio ieri mi è capitato di avvistarne una di persona fatto di legno, ma non ho mai visto un ceppo fatto di pelle, quindi improvviserò. Io direi che per la persona fatta di legno potremmo prendere in esempio un Pinocchio, perché dopo tutto è una marionetta, quindi è di legno. Però per farlo proprio molto legnosa, io sceglierò di utilizzare proprio i ramoscelli, perché non è stato ancora ben intagliata questa marionetta. Quindi ci vogliono le zampe, rigorosamente appunto di legno, seduto su una poltrona di pelle umana, immagino di sì, quindi quello che faremo è come se un umano fosse stato preso e fatto diventare poltrona. Quindi ci avrà le manine, la nostra poltrona, ci avrà la testa, è solo pelle, quindi la testa è di una persona morta. E questo è quanto. Primo disegno, top, finito. Ok, secondo me, per via dello stile e della qualità del disegno, innanzitutto la firma, questo disegno qui parte come offerta dai 300 euro in su, ok? Quindi si accettano offerte. Ma passiamo al prossimo. Il secondo commento con più mi piace è di Enderbetta. Un ceppo a comando di un esercito di olive che cavalcano delle tigri che mangiano delle angurie. Ah, questo è un altro complesso, è come quello scorso del video scorso. Attenzione, un ceppo a comando di un esercito. Quindi il ceppo è di fronte a... facciamo una collina tipo che da qui sta per iniziare la guerra. Quindi abbiamo il ceppo su in cima alla collina. Sulla manina terrà tipo, non so, una spada, perché appunto, che ne so, fa un po' tipo da condottiero. È arrabbiato questo ceppo perché appunto vuole combattere. Ci facciamo un bel elmetto tipo romano, perché no, dico io. Un ceppo a comando di un esercito di olive. Le olive cavalcano le tigri e le tigri mangiano le angurie. Quindi partiamo dalle tigri. Qui ci sono le tigri che c'hanno in bocca le angurie. Oddio, non assomiglia tantissimo a una tigre, però va bene. E qua ci sarà l'oliva, no? E la tigre ci avrà le sue belle strisce. Facciamone qualcun'altra, una tipo in piedi, sempre con una fetta. Questa solo una fetta di anguria in bocca gli facciamo, solo una. Con i semini, belli semini. Belli semini, bambini. Piacciono i semini. E qui c'è l'altra oliva, stavo cavalcando appunto quella tigre. E questa oliva però ci avrà in mano una spada, perché non è disarmata, ok? Ma secondo me anche questa, facciamo una bella spada, perché stanno in guerra, dovranno combattere in qualche modo. Però un esercito, quindi almeno un'altra mettiamocela, se no è un duo. Non vorrei fare solo un trio, ma non voglio esagerare. Quindi anche qui mettiamo una bella tigre con un'altra fetta di anguria, signori. Chi l'avrebbe mai detto? Una scena simile. E qui ci sarà la signora oliva.
Eva, che però questa sta dormendo. E questo disegno qua, siccome ha anche un'ambientazione ricca con le nuvole, mettiamoci le nuvole, e ci sono tante nuvole perché non è un cielo spoglio e c'è anche il sole, proprio come disegnano i bambini, e c'è anche la firma del Peo che già questo alza il valore di 200 euro, secondo me questo disegno qua parte dai 500 euro, ok? Allora, chi vuole questo disegno alzi la mano ora, ok? Aggiudicato al bambino piccolo di 2 anni sulla sinistra. Tenga, bambino! Ma per il prossimo bambino... Ciao, bambini! Andremo a fare un suggerimento di... Minchia, che nome, guarda! Minecraft It's My Life e B. Un ceppo obeso che dalla bocca esce un gas tossico. Un ceppo obeso dalla cui bocca, innanzitutto l'articolo, esce un gas tossico che uccide dei polletti. Ma arriva un peo supereroe con una spada che spara laser di ghiaccio. Anche questo, ma voi me lo state a fare sempre un po' più complicato, state calmi. Quindi un ceppo grasso, che questo è un altro tipo di ceppo che non abbiamo ancora analizzato. Innanzitutto ci avrà un po' di tettine perché se è grasso, l'umbilichino. Dalla sua bocca esce un gas tossico. Ucciderò tanti polli. Tanti polli. E qui infatti faremo i polli morti. In realtà non so perché li sto disegnando già tipo cotti, senza testa, perché in realtà questi polletti erano vivi, perché io quando vi chiamavo un tempo polletti intendevo il polletto, quello già cotto ovviamente, non il polletto tipo gallina. Quindi questo polletto è morto, questo polletto pure è morto, e qui c'è gas dappertutto. Questo pennarello tra l'altro mi sta per finire, me ne devo procurare un altro. E questo, fino a qui ci siamo. Poi entra in gioco un peo supereroe con una spada che spara i laser di ghiaccio. Quindi c'è un peo supereroe qui che viene a salvare la situazione appunto con una spada, quindi arriva tutto proprio carico a bestia. E il logo sarà Super Peo, ovviamente, e ci avrà anche il mantello. Wow! C'ho pure il mantello, pensa, e la spada spara raggi laser di ghiaccio, che un po' non saprei adesso ormai come farlo perché l'ho puntata verso l'alto. Quindi faremo che la spada tipo sembra normale, ma spara a caso i laser di ghiaccio. Sì, vi ghiaccerò tutti, minchia. Pensa Teo, tutto questo ghiaccio, guarda te, cappellino, orecchie, bello, finito. Questa scena complessa, profonda e molto stratificata, a livello narrativo molto intensa direi. Innanzitutto mettiamo subito che è vietato ai minori di 14 anni perché è una scena un po' cruenta, cioè ci sono polli che muoiono, Super Peo che uccidono, quindi non penso che sia una scena adatta a tutti. Secondo me parte dai 700 euro, perché di nicchia, capito? La roba di nicchia costa sempre un po' di più, secondo me. Quindi chi lo vuole deve alzare la chiappa destra adesso. Al signore con le 3 chiappe che vince! Prego, lo prenda, io intanto faccio ancora un altro. Spero di poterne farne almeno altri 2, veramente, perché non so perché mi diverte tanto fare questa cosa. È un po' folle, sembra un po' stupida, però... è divertente, no? No, bambini, vi state divertendo, bambini? Ciao! Anche perché voglio soddisfare più commenti possibili, non è per dire, ma... Kevin Simoney, se si legge così, un peo che mangia un ceppo seduto su un ceppo mentre guarda un ceppo. Quindi questo è un'altra scena complessa con molteplici ceppi. Abbiamo utilizzato sempre solo un ceppo a scena fino adesso, quindi un solo soggetto ceppo, o cepposico, come ti insegnano all'università di ceppologia. Ma in questo caso ne abbiamo ben 3, perché abbiamo un peo che è seduto su un ceppo. Quindi io farei, innanzitutto il mio peo ha le gambe incrociate, perché lui si siede sempre in modo altamente stiloso, ok? E lui è seduto su un bellissimo ceppo di quelli larghi, perché appunto deve essere comodo il ceppo prima di tutto, dell'erbetta, dei sassolini, perché no, bella. E lui in piedi, cioè in piedi, seduto in realtà su questo ceppo, se ne sta mangiando un altro di ceppo, tutto in un sol boccone. Quindi magari gli farò la bocca molto larga. Qui ci sono tutte le radici del ceppo, signori. Questa è la testa del mio carinissimo peo che mangia il ceppo. Mamma mia, si è allargata tutta la testa, stiamo attenti. E nel frattempo sta guardando un ceppo, ma da dove? Io direi che da una televisione, perché il ceppo magari c'ha un programma tutto suo su MTV. Potrebbe avere un programma anche su Real Time, dove ormai trasmettono soltanto stupidaggini.
per essere carini, qui c'è un tavolo che in realtà è un ceppo, pensate la fantasia, cioè era un tavolo parallelepipedo che poi appunto è intagliato, è diventato un tavolo. E in TV c'è il nostro signor Ceppo che parla appunto al microfono e magari sta cantando, chi lo sa. E questo è quanto, questo disegno qui, dalle molteplici sfaccettature in cui possiamo vedere un soggetto già di alto calibro, che è il signor Peo qui, ben tre ceppi alzano di molto il prezzo, perché se un ceppo vale 300, tre ceppi valgono 5.000. La matematica ha senso, vero? Si dice che non sia un'opinione, questo parte da 5.100 euro. Questo disegno qui, per chi lo volesse, può scrivere una mail a hobisognodisoldi@gmail.com. Ma andiamo avanti al prossimo e ultimo, magari, che suggerisce Beatrice Giannetti. Una rana che sputa Peo Volanti mentre leggono il manga di Tokyo Ghoul. Ai ai ai, ai ai ai. Quindi c'è una rana che sputa tanti Peo e intanto legge Tokyo Ghoul. Come la facciamo? La rana io la farei tipo sdraiata, con la bocca super spalancata, la lingua di fuori. Qui al contrario ci avrà un sostegno che mantiene il manga di Tokyo Ghoul. Qui la copertina in realtà è un polipetto, perché sono i tentacoli. Non so se si vede. Si vede il polipetto? Guardate com'è carino il polipetto! E dalla sua bocca, mentre che legge, dovranno uscire tanti Peo volanti. Quindi qui facciamo un mini Peo con le ali, carinissimo. Sono tipo dei mini angioletti, ma non è bellissimo? Non sono i Peo più carini che abbiate mai visto? Io penso di sì. Qui ne facciamo un altro, carino carino. Whee! Guardami mamma, sto volando! Guardami! Ho detto guardami mamma! Whee! Whee! Un ultimo Peo volante? L'ultimo, giuro, faccio solo l'ultimo Peo volante, un po' in una posizione un po' tipo da Superman, un po' bella tosta. Whee! Questo disegno, che però c'ha un vuoto qui, potrei dire che facciamo uno sconto per l'eccessivo bianco, ma l'eccessivo bianco si può sistemare aggiungendo un po' di ambientazione, perché qua facciamo che questo è un letto. Ok, questo è un letto, qui ci sarà, non so, una libreria, perché qui ci sono tutta la collezione di manga di Tokyo Ghoul, Attack on Titan e tutti gli anime e manga più che altro più mainstream che piacciono a tutti e che a me no. Qui ci sarà una bellissima finestra come in tante camere di gente normale, c'è chi magari non ha le finestre perché magari c'ha i genitori che non vogliono che scappi di casa. Qui ci sarà un comodino carinissimo, di qualità, magari non preso all'IKEA appunto. E qua che si vede appena la porta della camera, ok? Questa è una grande ambientazione, ho riempito gli spazi vuoti, secondo me, soltanto per la libreria, 7.000 euro. 7.000 euro un disegno che secondo me li vale, contando che ogni Peo da solo vale 1.500. Io direi che con questo posso chiudere questo video e questa raccolta fondi per sopravvivere e rubare ingiustamente dei soldi in cambio di disegni mediocri, che non avrò mai! Però vabbè, si fa per ridere, per scherzare, giusto? Giusto, bambini! Ciao! Adesso fare un po' lo scemo mi scoccia perché c'è chi si è lamentato. O forse dovrei farlo più forte proprio perché c'è chi si è lamentato. Ciao, bambini! Quanti anni avete? 3? 2? Ma direi che questo è quanto per questo video, per questa volta, per questi disegni. E se il video o questi disegni in particolar modo vi sono piaciuti, beh, potete mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se così è stato. Anche se non vi è piaciuto, lasciatelo comunque, per pietà, per pena. Magliette con questo logo strafico che piacerà soprattutto ai grilli là fuori, i notturni, soprattutto perché adesso arriva l'estate e loro usciranno a far chiasso, quindi se volete attrarli, beh, comprate una di queste magliette, link in descrizione. Ma soprattutto non scordate appunto che questo qua sotto, qua, questo qua, era Electric.